Tutti i media internazionali praticamente ne parlano, è stato riportato anche in Italia da Di Marzio, che ormai praticamente ha dato anche le cifre dell'affare, sembrerebbe ufficiale. Aaron Ramsey ha firmato un precontratto con la Juventus, si svincolerà a giugno dall'Arsenal e arriverà da noi a parametro zero. Un colpo di mercato che veramente era agognato anche da altri club. C'era stato un interessamento nelle ultime ore del Paris Saint-Germain e del Real Madrid, in particolar modo Ramsey sarebbe stato visto come un titolare slash riserva da questi grandi club, appunto un'alternativa a centrocampo di grande qualità, tra l'altro presa anche praticamente a zero. Praticamente però ci sono delle situazioni da chiarire, ci sono delle situazioni che devo chiarire insieme a voi e cercheremo di capire perché la Juve effettivamente sborserà del denaro per portare Ramsey a Torino sulla falsariga dell'affare che ha portato all'arrivo di Emre Can. Salve a tutti ragazzi, lo sapete già quello che dovete fare, iscrivetevi al canale, mettete like al video, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la Juventus pagherà 9 milioni di euro all'agente di Ramsey, quindi parliamoci chiaro, c'è una commissione da pagare. Per chi non sapesse cosa sono le commissioni alle agenti, sono degli incentivi praticamente che vengono concessi appunto dal punto di vista economico all'agente del giocatore o allo staff, all'entourage di rappresentanza del giocatore per avere una prelazione per quanto riguarda la scelta del calciatore. Quindi cosa vuol dire? La Juventus ha pagato 16 milioni di euro all'agente di Emre Can quando Emre Can è arrivato alla Juventus, perché su di lui c'erano altri club. La Juventus ha pagato 9 milioni di euro ad Aaron Ramsey, o meglio agli agenti di Aaron Ramsey, per permettere appunto che Ramsey vestisse il bianconero. Praticamente non sono qui a dare l'ufficialità vera e propria, perché quella la darà il club, la darà giustamente il giocatore, la daranno le parti in causa, ma praticamente siamo ai dettagli, si sta per Di Marzio redigendo il contratto che poi Ramsey firmerà in estate, ma soprattutto avrebbe già firmato un precontratto Ramsey, cioè avrebbe dato la sua parola, sia verbale, scusate, che scritta, scusate ma c'ho un piccolo abbassamento di voce, che appunto si unirà alla Juventus. Cosa e chi prendiamo a centrocampo? Prendiamo sicuramente tanta tecnica, prendiamo esperienza, perché Ramsey sono anni che è all'Arsenal, sono anni, ha giocato in tutte le competizioni, ha giocato in Champions, ha giocato in Premier League, ha giocato in Europa League, quindi ha giocato, sa cosa vuol dire giocare in determinati palcoscenici, è il punto di riferimento del centrocampo dell'Arsenal attuale. Forse quest'anno sta giocando un pochino meno per via appunto delle divergenze contrattuali, ma Ramsey è sempre stato un punto di riferimento per tutti i tifosi dei Gunners. Prendiamo un giocatore che per il ruolo che fa è anche abbastanza giovane, perché alla fine ha 28 anni, a 28 anni prendi un giocatore che in quel ruolo lì, cioè nella mezzala, ti può fare ancora 4-5 anni ad alti livelli, e lo prenderemo con un quadriennale. Quindi Ramsey firmerà un quadriennale con la Juventus, e questo quadriennale, da quanto ho letto in giro e da quanto mi hanno detto, sarà da 8 milioni di euro netti a stagione, quindi uno stipendio apocalittico per un giocatore che, lungi da me polemizzare, però non credo valga onestamente 8 milioni di euro all'anno. Però mi faccio anche un altro discorso: il fatto che la Juventus abbia dato 8 milioni di euro a un calciatore come Ramsey, che con tutto il rispetto è un ottimo calciatore, però giustamente non rappresenta un top di gamma a centrocampo, cioè è un buon calciatore ma non è uno ai livelli di Toni Kroos, non è uno ai livelli, che ne so, di un Coutinho, eccetera eccetera, quindi non sono centrocampisti, non sono top di gamma assoluti, ma sono centrocampisti di quantità e di qualità. Se dà 8 milioni di euro a un profilo del genere, vuol dire che la Juve veramente vuole alzare questo monte ingaggi, veramente vuole portare gli ingaggi generali ad avere un livello diverso e veramente appunto vuole fare il salto di qualità. È un giocatore che veramente, già vi l'ho spiegato nel vecchio video, a me piace particolarmente da molto tempo, nel senso, io seguivo Ramsey quando aveva 19-20 anni e all'Arsenal c'era ancora, voglio dire, Fabregas, se non sbaglio c'era Jack Wilshere, erano veramente tre ragazzi impressionanti sotto il profilo tecnico, li vedevo giocare e dicevo cavolo, questi veramente diventeranno qualcuno. Ramsey è un giocatore che mi piace molto, secondo me sottovalutato perché ha avuto talmente tanti infortuni che non ha potuto esprimersi al potenziale che comunque a cui avrebbe potuto esprimersi. Però vi dico la sincera verità, credo che dal punto di vista fisico i problemi maggiori siano passati, quindi la Juventus va a prendere un giocatore integro dal punto di vista fisico, altrimenti non ci muoveremo nemmeno a prenderlo. Era un giocatore che potrebbe dare una grossa mano perché, vi ripeto, ha comunque tanta qualità nei piedi, dà tanta qualità ed è molto 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 bravo anche dal punto di vista tattico. Cioè prendiamo un giocatore che, nonostante venga da un campionato molto molto spettacolare e molto poco diciamo compassato dal punto di vista tattico come la Premier League, prendiamo un giocatore secondo me molto intelligente da quel punto di vista, cioè il movimento senza palla, il posizionamento, il rubare palla. Secondo me Ramsey potrebbe dare una grossa mano. Fatemi sapere nei commenti.